Ti preoccupa questo incontro? No, io di tanto di solito non mi fido mai, perché non capisco come mai la giapponese si possa trovare in questa posizione di classifica. Non sono 4 punti, perché per il giocatore chiave, lo spessore chiave, poi non so i problemi se ci sono altri, però per la rosa che hanno a disposizione, Valente, Marasco, e poi chi c'è più? Ce ne sono altri, Tadalte è fortunato, però io penso che è una cosa che secondo me sulla base dello scorso anno che hanno fatto benissimo, mi sembra strano come ormai si trovano in questa posizione di passaggio. La ragazza come sta? Chiamano recuperato? Loro si sta allenando, ha ripreso da un ruolo differenziato, quindi come diciamo il Real dovrebbe essere al 100%. Loro come giocano? Che gara ti aspetti? Ma loro penso che una gara che la metteranno sulle griglie, sulla determinazione, perché fare qualche punto per loro diventa importante. Quindi penso che un punto solo non ci basti, penso che giocheranno una partita. Sicuramente con grande accortezza, però conoscendo l'allenatore, non è uno che tiene tanto all'equilibrio, quindi ci vuole molta pazienza per poter sbloccare la partita. Parliamo spesso delle condizioni precarie del Veneto, però domani ci sarà il rischio di giocare in un campo forse oltre i limiti della praticabilità. Hai pensato dal punto di vista tattico qualcosa di particolare per ovviare a questa evenienza che sembra molto probabile? Noi ci mandiamo a casa nostra perché siamo a casa nostra e quindi dobbiamo avere il campo nelle migliori terreno di gioco nelle migliori condizioni, che non è, questo volevo sapere, va sempre a peggiorare le condizioni dell'essere, però diciamo, fuori casa ci dobbiamo adattare a quello che può essere il terreno di gioco che troviamo, quindi non possiamo farci niente, quindi dobbiamo essere pronti anche a questo tipo di situazione, cosa che lo sappiamo e abbiamo preso sicuramente le dovute precauzioni. Metterà in campo una squadra da combattimento, tipo gente come Gioffrida, Assenzio, perché la partita sembra tosta, la partita sbagliata. Una squadra costruita, anche se Gioffrida è uno da combattimento, quello che prendiamo in senso un po' della parola, per uno che noi dobbiamo combattere tutte le partite su questo cosa, quindi le combattiamo con le nostre armi e con la speranza che si possa giocare a calcio. Conosce il tuo ammirata, giusto? Conosce il tuo ammirata e il tecnico che siamo anche amici. Cioè, conoscendo il tecnico e il suo modo di gioco, pensi di affrontare una squadra oltre che agguerrita anche dal punto di vista tattico diversa da come si è vista finora, quella schierata da sola oppure no? Penso di sì perché lui è uno che ama tanto l'equilibrio, quindi penso che dato le sconfitte, hanno fatto delle sconfitte, hanno preso molti gol sicuramente in queste settimane di lavoro, perché pure ha una grande esperienza di queste campionate, la Serie C e Serie D, dove sicuramente metterà in atto tutti gli accorgimenti possibili, quindi sicuramente ci sarà tanto equilibrio tattico, sicuramente questo me lo aspetto, quindi sicuramente ha cambiato qualcosa dal punto di vista tattico, perché se l'hanno chiamato penso che lui anche se ha trovato già una cosa, già fatta una squadra che non l'ha costruita lui, sicuramente cercherà di trarre il massimo di questi giocatori che fra l'altro sono dei buoni giocatori. Ma la settimana può essere sufficiente? Questo mi sembra che sia la terza settimana, o la terza o la seconda. La seconda, 12 giorni. Ha fatto la partita con l'Indereggio, è andato fuori casa. Quindi questa è la terza settimana. Mister Lagragas, come arriva fisicamente a questa partita? Cioè, i giocatori hanno recuperato la fatica di mercoledì? Speriamo, almeno diciamo. Penso che però l'abbiamo recuperato, penso. Poi ti dico, il problema non è il recupero, cioè il problema è andare per partite vicine e gestire il recupero. Non è, esatto. Non è la condizione che ti deve stressare il sistema, deve pensare a recuperare quello che già abbiamo avuto uno stress importante giocando domenica, giocando mercoledì, quindi più che altro basiamo il lavoro su un rigenerativo e non su un carico. Perché hai cambiato 5 uomini mercoledì, quindi qualcuno comunque ha ritardato. Abbiamo preso 5 uomini, no? No,
cambiato rispetto alla domenica, rispetto alla partita con Città di Messina, ne cambiati 5, ne cambiati 5, vabbè che si spingo. E poi cioè dire, quando si vince la stanchezza passa. Sì, l'aspetto, io ho sempre detto che l'aspetto mentale è importante, vincere ti aiuta a vincere, quindi le vittorie sono curano sempre tutti i mali, quindi le vittorie anche sotto l'aspetto mentale, il recupero lo gestisci meglio, gestisci meglio il lavoro, quindi le vittorie ti aiutano in tante cose. La sua idea su Masco, quale dice? La sua opinione su Marasco, conosce, l'ha visto giocare mai? Sì, tante volte, da Tivaglia, l'ho visto giocare qua a Messeneto il 17 giugno, che non sono riusciti a vincere la partita. Cioè, ha detto che lei è l'unico che non l'ha voluto qui. Ha dichiarato questo. Non lo so, io neanche lo so questo, di questa dichiarazione, e poi penso che non corrisponda a verità. C'è una cosa che non mi risulta, che penso di niente lui l'ha detto. Vuoi che prendiamo Marasco? Te l'hanno mai detto, vuoi che prendiamo Marasco? Di solito il giocatore qua li prendo io, in questi 2 anni. Nessuno consiglia. Lo decido io.